Buonasera ragazzi. Ciao ragazzi, ciao, come va? Eccoli. Tutto bene? Ciao a tutti, ciao, ciao Ivo. Ciao, ciao Shaolin, come va? Come siamo ragazzi? Come andiamo? Oggi domenica. Qui in Sicilia tempo veramente miserabile ancora oggi, sembra novembre o sembra ottobre, veramente una cosa incredibile, siamo con le felpe, con i giubbotti, mai vista una cosa del genere a fine maggio, di solito si va al mare, qua invece sembra che è ottobre, novembre. Allora, com'è da voi? Tutto a posto? Ciao ragazzi, ciao Ale. Le persone iniziano a connettersi, ciao Alessandro, ciao a tutti, ciao ragazzi. Walter, bene, bene, bravi, bravi. Ciao, ciao Daniele, Vincenzo, ciao ragazzi. Mi sentite, mi vedete bene? Tutto a posto? Ciao, ciao Luca. Eccoli qui, tutti si stanno connettendo, perfetto, bene, bene. Come va? Ditemi un po', questa domenica, come che si dice? Ciao a tutti, ciao Silvio, grandissimo, grandissimo. Allora ragazzi, volevo cogliere l'occasione per ringraziare tutti pubblicamente per tutti i messaggi che mi sono arrivati di complimenti, no? Per l'intervento che ho fatto all'università venerdì. Tantissimi messaggi, email ho ricevuto veramente, grazie a tutti, ok? Grazie veramente a tutti. Ciao, ciao, ciao a tutti. E anche vorrei ringraziare le persone che sono venute fisicamente a trovarmi, ok? A Messina, tanta gente. Ciao, ciao Enrico, ciao, ciao a tutti. C'è tanta gente venuta a Messina fisicamente a trovarmi. E quindi addirittura gente venuta da Avola si è fatta 250 km, quindi comunque volevo ringraziare personalmente queste persone che comunque hanno passato una giornata, speso una giornata per venirmi a vedere. Grazie, grazie a tutti. Mi fa piacere che l'intervento sia stato molto gradito, ok? Sia dalle persone che erano presenti live, sia dalle persone online che hanno assistito diretta o dalla mia pagina o da quella di Tindaro o non so se anche Luca era in diretta o meno, non penso Luca era in diretta, però grazie veramente a tutti, è stato un piacere ricevere così tanti, diciamo, attestati di stima, quindi grazie a tutti. Ora, argomento della live di oggi molto molto interessante, perché purtroppo diciamo un riscontro è puntualmente vedo negli ultimi 2, 3, 4 anni che io, diciamo, mi sono addentrato in questo mondo dell'imprenditoria, imprenditoria digitale, però alla fine l'imprenditoria è una, quindi imprenditoria offline, online, alla fine ci sono determinate caratteristiche che colgo in determinate persone e mi rendo conto che hanno successo subito. Riesco un po' a vedere ormai dopo 5-10 minuti ad occhio le persone e riesco a vedere un potenziale. Così come riesco a vedere in tante altre i tipici, i tratti, le caratteristiche delle persone, che purtroppo falliscono nei business, qualsiasi tipo di business, offline, online, e sono delle caratteristiche abbastanza semplice da individuare, è che ormai io dopo 2-3 minuti già, ok, ho capito che persona è questa, ho capito che tipo di problemi ha e so benissimo che questa persona molto difficilmente avrà successo in tutto quello che farà dal punto di vista imprenditoriale, assolutamente. Poi magari sono bravissime persone perfette, persone veramente squisite, però quando poi si affacciano all'imprenditoria, questi piccoli problemi, che non sono piccoli, queste pecche saranno per loro davvero delle grossissime montagne, dei grossissimi ostacoli da superare. Ale, sei sempre stato bravo a parlare in pubblico, hai fatto qualche corso, solo tanta pratica e lavoro. Juan, io per il mio lavoro precedente, diciamo, da quando ero
corporate slave, no? Quindi lo schiavo del corporate, ho fatto 11 anni di carriera, parlavo spessissimo in pubblico, soprattutto a mano che, diciamo, le mie posizioni manageriali andavano sempre più su e scalavo la ladder, il corporate ladder lo chiamano, e lì chiaramente le presentazioni davanti a pubblici più o meno vasti erano quasi all'ordine del giorno, fino ad arrivare a parlare davanti a migliaia di persone nelle convention annuali delle società. Tu hai questi grossi senior manager e dirigenti che parlano davanti a 2, 3, 4, 5 mila persone, ok? Quindi è ovvio che a mano ci fai pratica e neanche quasi te lo senti, no? Cioè, ormai poi diventa abbastanza una cosa normale. Però mi ricordo all'inizio, quando ero soprattutto ragazzino, no? Neolaureato, e che dovevo fare i miei primi discorsetti magari davanti a 5-10 persone, tra virgolette mi cagavo, nel senso che è normalissimo, avevo paura e dovevo sconfiggere la paura, dovevo uscire dalla mia zona di comfort. Poi mano a mano discorsetto a 5-10 persone, poi salì a 30, a 50, a 100, a 1000, e dopo comincia un po' a venirti naturale, perché sai come si fa, sai come comportarti, acquisisci sicurezza in te stesso perché già hai raggiunto dei risultati. È sempre la stessa storia, ragazzi, qua ripetiamo sempre le stesse cose. Sei nella tua zona di comfort, per uscire dalla tua zona di comfort devi appunto affrontare la paura e devi sconfiggerla. Poi i successi, i risultati positivi ti danno ancora più coraggio e ti spingerai ancora più là, fin quando la tua zona di comfort si allarga, abbracciando la zona di discomfort, quindi la zona che non è più di comfort, ok? È un po' così che funziona. Ciao a tutti, nel frattempo... Ok, quindi stasera parliamo dei tre motivi principali per i quali la maggior parte delle persone non avranno successo nel business, qualsiasi tipo di business loro si appresteranno a improntare, ok? Offline, online, tutto uguale, ragazzi, qua si parla di business in generale, quindi self-publishing, qualsiasi altro tipo di business, alla fine i principi e il mindset è uguale, ok? Di altri argomenti tutti validi, sei distinto in sicurezza e carisma, è sempre facile ascoltare. Grazie Arianna, grazie. Mi fa piacere che sia chiaro nell'esposizione che questa è una cosa che mi ripetono in tantissimi, no? Dice, mi piace di te, la cosa che più mi piace di te è la chiarezza con la quale riesci ad esprimerti, è davvero super comprensibile. Questo è molto importante per un comunicatore, per un formatore, perché una persona che aspira a fare un formatore o un comunicatore, se ha difficoltà a farsi capire, naturalmente è un problema, perché più riesci a raggiungere le persone in modo chiaro, più loro riescono a comprenderti, più facile è. Questo mi ha aiutato tantissimo, per esempio, per fare il corso. Il mio corso, tutti mi dicono, cavolo, Ale, hai fatto un corso che veramente, cioè, lo capirebbero anche le scimmie, perché è fatto tutto in un modo veramente super basilare. E questo è importante se cominci a fare videocorsi, se cominci a fare seminari, se cominci a fare eventi. La gente più riesce a capirti, più facilmente riesce a capirti, meglio è, e più potranno appunto giovare dei tuoi contenuti, delle tue conoscenze che vai a trasferire. Allora, quindi torniamo un po' al core della live di oggi, che siamo appunto i tre motivi principali per i quali la gente fallisce quando va a iniziare un business sia offline che online, ok? Non credo, se uno si impegna, non credo che non si riesce, è più semplice di così. Grazie, grande Agostino. Allora, primo problema che io riscontro nelle persone che poi vanno a fallire purtroppo nei business. Il primo problema è la procrastinazione, ok? Procrastinazione. Cosa vuol dire? Vuol dire che la gente decide di fare una cosa, nel caso del self-publishing, magari compra il corso, ok? Quindi l'azione è compra il corso, Alessandro mi ha convinto, è noto, Alessandro è il migliore in Italia, è il massimo esperto italiano sul self-publishing, ha fatto un corso bestiale, che in questo momento è il miglior corso a livello mondiale, è il più aggiornato, è il più attuale in assoluto, anche comparato a quelli americani, e decido di comprare il corso. Compro il corso e dico che da domani mi metto a studiare. Poi arriva domani e saltano fuori 4, 5, 10 scuse diverse per non iniziare a studiare, ok? Oppure magari si inizia, invece di dedicarci 2 ore, se ne dedica 15 minuti, perché poi inizia verissimo,
o perché poi inizia Amici di Maria De Filippi, o perché poi inizia, non lo so, Domenica 5, non lo so quello che inizia, comunque qualche altro trash di sta roba qui che fanno questa spazzatura che passano, no? nella nostra televisione italiana. Oppure, niente, procrastino, sono le partite di pallone, no, è meglio vado a prendermi un gelato con i miei amici, vado a farmi l'aperitivo e così via. Quindi questo è il primo problema che le persone, che poi non avranno quasi mai successo, è la procrastinazione. La gente procrastina. Poi magari comincia il corso, fa il corso, tutto chiaro, inizia la ricerca delle parole chiavi, delle keywords, tutta sta roba qui, tutto pronto. E ora poi si fa all'atto di magari ordinare i libri o allora no, aspetta, però voglio essere ancora un po' più sicuro. Comincia a procrastinare, comincia a inventarsi, la mente incomincia a crearsi delle scuse, ok, automatiche, e purtroppo noi lì cominciamo a bloccarci perché no, guarda, è meglio aspettiamo un altro mesetto, magari così siamo più sicuri, capisco bene, guardo un altro po' di posto nel gruppo e così via. Quindi questa, la procrastinazione, senza dubbio è uno dei motivi principali per i quali la gente non riesce nel business. Cioè tu incominci, provi a iniziare, compri un corso, qualsiasi cosa, però poi alla fine, all'atto pratico, ti perdi e non va più avanti. Io da fine marzo che sono un tuo allievo e da allora non guardo più la TV pur di studiare. Bravo Alessandro, ottimo. Dovete eliminare la televisione è nociva, tutto, ok? Telegiornali ancora peggio, non dovete guardare nessun telegiornale, vi riempiono il cervello di immondizia, ragazzi, anche il telegiornale, ok? Solo notizie negative, negatività, 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 basta, finiamola, la televisione la potete buttare praticamente, uscite dai tutti i gruppi su Facebook, tutti i gruppi che non servono a niente, pagine che non servono a niente, pagine piene di analfabeti funzionali, tutte le A senza H o le H sbagliate con l'accento, uscite appena vedete una persona che esce subito, via, via, via da tutte queste pagine, fanno solo perdere tempo, ok? Quindi via, anche social media fanno malissimo, quindi dovete solamente restare nel gruppo dell'Accademia del Self Publishing, quello è l'unico, uno dei pochi gruppi su Facebook che veramente c'è qualcosa di serio da imparare, e poi non so, qualcos'altro, cercate di limitare il più possibile anche l'esposizione social media che fa malissimo, ok? Quindi, secondo problema delle persone che poi non riescono nel business, il secondo problema purtroppo è Marco Altagirone, ma chi è Marco Altagirone? Questo qua sarà sicuramente qualcosa lì che è verissimo, Maria De Filippi, che è Barbara Tu, una cosa del genere, vero? Io non ho idea, ragazzi, perché veramente, però a volte per via traverse sento sto Marco Altagirone, che cazzo è sto Marco Altagirone? E niente, quindi il secondo problema, lo sapete qual è? Ve lo dico subito, il secondo problema è il perfezionismo, la gente poi studia, fa il corso, se lo fa 350 volte, ok? C'ha tutte le keyword pronte, 38 piramidi, tutto pronto, cazzo, in teoria è già un editore a livello mondiale, ok? Sulla carta ha già fatto $300,000 l'anno con Self Publishing, però ancora gli manca, non è sicuro dell'indirizzo VPN, perché se no col VPN le ricerche escono meglio, senza VPN potrebbe essere... Questo è perfezionismo, ok? Il perfezionismo fa malissimo, ok? Perfezionismo fa malissimo. Gli americani dicono good enough is good enough. Buon abbastanza è un buon abbastanza. Uno dei miei mentori sull'online marketing, lui dice sempre che quando avete le cose pronte al 70% è l'ora di lanciare, è l'ora di buttarsi. 70% va benissimo, dovete già buttarvi. Cioè, se già siete al 70% sicuri di quello che state facendo, va più che bene. Via, lanciatevi, ok? Mi ricordo che stavo io finendo anche in questo tunnel quando dovevo lanciare il corso, perché anche io a volte, come tutti gli altri, soffro un po' di manie di perfezionismo, perché sono una persona molto precisa, molto analitica, no? E quindi volevo sempre raggiungere, no, ancora mi manca un'altra lezione, dovrei aggiustare questa lezione, no? Qua c'è un difettuccio di pronuncia,
qua c'è un difettuccio, c'ho delle parole scritte male, quindi devo rifare la lezione. Ma chi se ne frega, ragazzi? L'importante è che quello che fate sia good enough, buono abbastanza. Un 70% va benissimo, ok? Quindi non cominciate a puntare al perfezionismo cosmico, tutto perfetto al millimetro. Non è così, non è così. Gli imprenditori fanno le cose sporche, ragazzi. Cominciate a sporcarvi le mani, poi si perfeziona dopo. Tu intanto parti, vai, vai. Hai i libri, i keywords vanno bene, l'hai monitorati abbastanza? BSR è buono per una settimana? Va benissimo, vai, l'ordine, vai, ordina e lancia subito, dai. Cioè, alla fine cosa può succedere? Invece di fare $1000 ne fai 800 al mese, ma va benissimo. Intanto tutto quel tempo lo risparmi e lo guadagni in esperienza. Ok, lo guadagni in esperienza invece di stare lì ancora a vedere un altro giorno. E il risultato ora è un po' peggiore, invece di 7 risultati ce ne sono 6 buoni, non saprei cosa dici, secondo te va bene abbastanza? No, non funziona così, ragazzi. Buttatevi, buttatevi. Cioè, bisogna lanciarsi, bisogna monetizzare, bisogna fare soldi, ok? Quindi non, se tu stai lì immobilizzato e fai ricerche, se ti fai il file da 300 pagine Word, 8000 fogli Excel, 25 schermi, che sembra che stia facendo che lavori al New York Stock Exchange, quindi con 25.000 schermi, tutti, cioè non è così, non è così, ragazzi, svegliamoci e basta. Ora pubblichiamo e monetizziamo e basta. Avete tutte le informazioni a disposizione, avete tutto quello che gli stranieri si sognano di avere, perché non esiste un corso così dettagliato e preciso in lingua inglese o in altre lingue. Quindi già partite da questo vantaggio, voi già partite 10 km più avanti, ok? Quindi già dovete solamente pensare a questo. Io ora sono sicuro, perché ora stanno partendo le ondate di pubblicazione dei miei studenti, che praticamente Amazon sarà dominato dagli italiani, perché con tutto questo livello di informazioni, a livello così alto di qualità e con tutte queste strategie che sono le strategie vincenti, cioè non c'è nessun motivo per i quali noi dobbiamo essere top 6 publishers a livello mondiale. Io ora mi aspetto da qui ai prossimi 6 mesi, 8 mesi, come minimo decine di studenti che raggiungono le 6 cifre annuali, quindi che raggiungono come minimo gli $8,333 mensili di royalties. Già secondo me questo mese ne avremo più di uno che supera gli 8.333, però mi sono sicuro che da qui a X mesi è una questione di tempo, è una questione di pubblicazione di libri e poi basta, e poi è finito, ragazzi. Cioè gli altri se ne possono ritirarsi praticamente, è finita, ok? Quindi, ragazzi, perfezionismo fa malissimo, malissimo. Una volta che più o meno avete capito il sistema, avete le keyword, avete la piramide, vedete che i risultati rimangono più o meno profittevoli per una settimana, è arrivata l'ora di iniziare a pubblicare, ragazzi, basta. Noi possiamo stare qua 6 mesi a studiare, a riflettere e ancora a perfezionare la virgola, il punto e così via. No, bisogna un pochettino monetizzare, bisogna cominciare a fare soldi, ok? La perfezione è nemica, certo, basta, niente seghe mentali, ragazzi, basta, si incomincia a pubblicare, a monetizzare. Comunque per la prossima ad puoi usare questo copo, sono tutte piramidi. Esatto, col mio metodo insegna a fare schemi piramidali. Sai quante gate? Sì, la faccio. Io ho avuto il problema opposto. Penso come tanti di noi, mi sono mangiato il corso, sto aspettando 2 libri, sto revisionando le cover, voglio sbagliare, ho gli strumenti per correggere migliori, dopodiché se non dovessi riuscire ci sono le call. Va bene, Arianna, va bene. Monitor keyword da 3 anni, ottimo. Io ho diverse piramidi, ciononostante con le 2 call siamo prossimi all'obbligazione di 4 libri. Brava, bravo, bravo Luca. Più di 4 libri se non mi sbaglio, Luca, dici che sono perfezionista, abbastanza, è uno dei difetti della cultura corporate, dove infatti l'approccio imprenditoriale è soffocato. Esatto, stavo sempre lì a guardare proprio il numerino. Io ho aperto 5 negozi facendo ogni volta debiti, mi sono sempre buttato. Bravo Matteo, l'importante qual è? Ok, buttarsi, ok, se le cose vanno bene ottimo. Se le cose non vanno bene, bisogna un attimo imparare, quindi saper fare un'analisi critica di quello che è stato fatto, ok? Per comunque imparare dagli errori. Quindi se tu ti butti, lanci libri e vanno male, quelli non sono soldi buttati, ragazzi, quelli non sono soldi persi. Ecco, vedetela anche così, quelli sono soldi investiti in esperienza, che è l'investimento migliore che voi potete fare.
perché andrete a imparare. L'importante è realizzare gli errori che si fanno, perché se le cose non vanno bene come avete sperato, cosa succede? Andate ad analizzare. L'importante è capire dove avete sbagliato. Se realmente capite dove avete sbagliato, dove è stato l'errore, quei soldi investiti sono veramente, avranno un ritorno altissimo di investimento. Perché? Perché voi quando ripubblicate sicuramente non andrete a fare gli errori che avete commesso in precedenza, quindi ne guadagnate tutto in esperienza, e le prossime pubblicazioni per forza di cose devono andare meglio, sicuramente non rifare degli errori che avete fatto in precedenza. Quindi l'importante è analizzare criticamente e riuscire a individuare gli errori che sono stati commessi, ok? Ciao a tutti. Ciao Ale, finisco di curare alcune keys e tra un paio di giorni vi mando i compiti. Occhio che mezzo Amazon me lo saturo io. Manuel, tu, ecco, già con quel post l'altro giorno sul gruppo che mi dici che stai monitorando 55 keywords, dai, cioè Manuel, ma 55 keywords, cioè o tu durante la prossima call mi dici che Ale, io c'ho un budget da 20.000 euro da investire in libri, allora va bene. Però 55 keywords, ora che facciamo noi? Vediamo, voglio un po' vedere un po' durante questa call quello che succede, eh? Manuel, di bastono, eh? Continuo ancora per un paio di anni, ok. Io sto aspettando i libri, bravo Salvatore. Ciao Alessandro, ma dobbiamo avere il TIN per pubblicare? No Fabio, non devi avere nessun TIN, non devi avere nessun TIN. Io ho fatto i primi 8K solo con i webinar gratuiti di Arnau. Ok, grande carino. Credi possano funzionare anche guide turistiche? Gaetano, dipende, perché nelle guide turistiche, in alcune guide turistiche c'è un grossissimo player a livello mondiale che è un brand super conosciuto, e noi come self publisher non possiamo pretendere di andare a battere un brand che è conosciuto da decine di anni e che ha una potenza di marketing incredibile, al quale noi possiamo difficilmente scalfire, sia come qualità dei contenuti che come appunto brand awareness, si dice, quindi conoscenza del brand a livello mondiale del consumatore medio. Quindi bisogna vedere che tipo di guide. Io non vedo l'ora di fare la prima call per capire se posso partire. Ho tutto pronto. Bravo Fabio. L'errore porta al successo. Bravissimo Enrico, sono d'accordo. Se tu non avessi procrastinato, io il tuo corso l'avevo preso prima e non avevo preso quella sola nel corso che non vale un centesimo. Sam, non so quando tu hai preso l'altro corso. Mi dispiace per te perché un bel po' di gente l'ha preso. Mi dispiace, vabbè, e dai, ti rifarai, sono sicuro che ti rifarai con i primi lanci. Domani mi mandi mail con compito, bravo Giovanni. Ho trovato una key dopo 20 giorni, credo di avere il cervello arrugginito, ancora un po' di difficoltà nella ricerca. Rita, segui le strategie, ripassati bene la strategia, secondo me la migliore è la strategia del best seller, quindi ripassati quella strategia del corso. Come facciamo a pubblicare su ACX se siamo residenti in Italia? Fabio, ho fatto una live a proposito riguardo a conto americano, tasse, che era tasse, conti americani, e non mi ricordo, partita IVA e conto americano. Ho fatto una live a proposito, le live sono tutte registrate qui sul canale, quindi le puoi riguardare quando vuoi, però assolutamente fattibilissimo. Possiamo pubblicare su ACX anche se siamo residenti in Italia, te lo assicuro. Io faccio su ACX in media 60k l'anno, quindi si può fare. E io sono residente a Dubai ora, prima lo ero in Italia, prima ancora in altri paesi, quindi tutti i miei studenti fanno soldi con ACX e tutti sono residenti in Italia, quindi non ti preoccupare, si può fare, è abbastanza semplice. Prima si faceva in un modo, ok? Poi però è stato cambiato il sistema perché quel modo che si utilizzava in precedenza era abbastanza pericoloso, quindi io ho cambiato le lezioni, ho aggiornato le lezioni, sono state fatte delle live nel gruppo, però tu quando entrerai nel corso avrai accesso a tutto e capirai subito, ci vogliono 5 minuti, ok? Ciao raga, ciao Giorgio, grazie per i complimenti. Allora, ho trovato delle buone keyword questo weekend, è giusto il tempo di monitorarle prima della call. Bravo Giulio. Allora, quindi il secondo grosso errore che ti porterà a fallimento nel business è il perfezionismo. Andiamo ora a vedere il terzo errore. Il terzo errore che tanti fanno è 1. O affidarsi a chi ha le persone sbagliate, oppure stare a sentire più di una persona. Allora, voi quando dovete imparare qualcosa di nuovo,
e questo è quello che faccio io e che consiglio a tutti, se io ho un obiettivo, no? Ora, oggi sono al punto zero e voglio arrivare al punto uno. Il mio punto uno è guadagnare $10,000 al mese con il self-publishing. E io in questo momento non ho idea di cosa sia il self-publishing e di come si faccia a far soldi con il self-publishing. Beh, la prima cosa che faccio è individuare la persona che può insegnarmelo. Come faccio? Beh, io andrei innanzitutto a vedere chi è il migliore nel self-publishing, chi è che già ha questi risultati dimostrati chiaramente, non a parole, ma con i fatti, e magari anche già qualche studente che ha raggiunto questi risultati. Allora, in questo modo io riesco a individuare la persona adatta. Per esempio, io sono l'unica persona in Italia che monetizza e fattura ogni anno più di $100,000 da 3 anni a questa parte, e già ha studenti che sono sulla scia di fare $100,000 l'anno. $100,000 l'anno vuol dire $8,333 al mese, ok? Io già ho studenti che superano questa cifra mensile, ok? Quindi non solo lo dimostro con le mie dashboard, lo dimostro con le dashboard dei miei studenti, che è una riprova incredibile, ragazzi. Quindi non solo vuol dire che io sono capace di fare questo, ma sono anche capace di insegnare, ok? Quindi questa è numero uno. Numero due, una volta che voi individuate il migliore nel campo in cui volete voi avere risultati, dovete seguire soltanto ed esclusivamente lui, ok? Mettetevi i paraocchi, mettetevi i tappi nelle orecchie, basta, non esiste nessun altro sul campo del self-publishing, è lui il mio mentore, è lui il mio guru. Se incominciate ad ascoltare Tizio che dice X, Caio che dice Y, Sempronio che dice Z e il tuo guru dice un'altra storia, avete perso, avete già perso in partenza, ragazzi, avete perso in partenza, perché voi siete un'ora con l'orecchio lì, l'ora successiva con l'orecchio lì e poi andate un po' a vedere cosa dice l'altro di lì. Allora voi iniziate a fare un po' di questo, un po' di quello, un po' di l'altro e non riuscite a eseguire niente nel modo corretto. Dovete affidarvi alla persona che ritenete più opportuna. In questo caso, per quanto riguarda self publishing, sono io in Italia l'esperto, il massimo esperto numero uno in Italia, ok? Dopodiché basta, chiudete tutto il resto, dovete solamente focalizzarvi ad apprendere, ad assorbire tutto ciò che io vi insegno e poi a eseguirlo, chiaramente, perché non basta apprendere, dovete anche eseguire, quindi no procrastinazione, giustamente, ok? Quindi io purtroppo ricevo a volte mail anche di miei allievi che mi dicono: Ale, ho sentito dire che magari sarebbe meglio fare questa cosa in quest'altro modo. Ragazzi, allora proprio lì a me cadono personalmente, mi cadono le palle a terra. Dici: come in quest'altro modo? Ma se ti insegno che si fa così, cosa vuol dire in quest'altro modo? Ma sai, forse ho sentito dire che potrebbe anche essere meglio che... Allora ragazzi, voi appena decidete di affidarvi a qualcuno dovete ciecamente seguirlo almeno per 6 mesi, ok? Almeno 6 mesi, fate tutto quello che vi dico per almeno 6 mesi. Se dopo 6 mesi, dopo che fate tutto quello che vi dico e eseguite chiaramente con qualità tutto ciò che vi dico, cioè se io vi dico A, voi dovete fare A, non dovete fare B, o dovete fare A meno meno, ok? Fate A. Se poi non avete risultati dopo tutto ciò che vi ho insegnato io è stato eseguito, allora sì, potete incominciare a dubitare e dire: no, guarda, forse non funziona quello che insegna lui. E allora potete in quel momento sputtanarmi, mandarmi mail, fare sponsorizzate Facebook dicendo Alessandro Arnani è un truffatore, però solo allora e con le prove, ok? E questo lo accetterò, ma tranquillamente, non c'è nessun problema, perché sono sicuro che non succederà mai, ok? Quindi dovete solamente affidarvi a ciò che vi dico io, basta, questa è l'unica cosa che dovete fare. Se voi incominciate a quello ha detto qua, ma ho visto quel video su YouTube che però direbbe così, quindi forse si potrebbe, è finita, ragazzi, voi avete perso già in partenza, cioè così non andate mai da nessuna parte. Quindi affidatevi al migliore, questo in ogni campo, e seguite ciecamente ciò che vi dite. Non c'è da pensare, ragazzi, non dovete pensare niente, ok? Io lo so che a tantissimi fa male sta cosa, perché noi italiani soprattutto abbiamo il vizio che noi siamo i critici per eccellenza, gli italiani. Ma secondo me, guarda che questo potrebbe, secondo la mia esperienza, io farei anche così, no ragazzi, non è così, vi assicuro che non è così, ok? Non è la ruota, non la dovete reinventare, la ruota è già stata inventata, voi dovete solamente seguire le istruzioni,
soprattutto in un business come il self-publishing, che è un business matematico praticamente, un business matematico, è una formula il self-publishing. Non ci sono interpretazioni, non ci sono variabili, è proprio una formula matematica. Voi più vi discostate dalla formula, più avrete un risultato diverso. Proprio una cosa matematica. Quindi niente tecniche stealth, niente black, niente tecniche oscure, ok? Cioè ragazzi, non c'è niente, c'è solamente quella formula lì, ok? Quindi fate quello che vi dico io, numero uno. E questo devo dire, secondo me, è anche influenzato dal fatto che tanta gente pensa che ci sia un metodo più semplice. Pensa che ci sia un metodo che con meno sforzo garantisca risultati magari anche più alti, ok? E questo purtroppo è molto diffuso nel mondo del make money online, nel mondo dell'online business in generale, perché la gente pensa sempre che siccome ha a che fare col computer, no? Allora ci deve essere qualche formulina, qualche tasto che io non so dov'è, qualche link che loro cliccano, che io non lo clicco, non lo vedo, e allora loro lo fanno e fanno 3 milioni l'anno, io non lo conosco e sono povero. Vi assicuro che non è così, ragazzi, vi assicuro che non è così. Non c'è nessun trucchetto, non c'è nessuna formula segreta, non c'è nessun trucco non svelato nel corso. Vi assicuro che non è così. Cioè, dovete solamente fare quello che c'è scritto, ok? Se vai incominciate a andare alla ricerca dell'oro perduto, alla ricerca della formula segreta, alla ricerca del black, alla ricerca del trucchetto che gli altri fanno, però solamente loro lo fanno e quindi solamente loro guadagnano, non avete capito niente, non avete capito niente. Cioè, non c'è nessun trucchetto, nessun black. Dovete solamente seguire il migliore, che sono io, e fare quello che vi dico io. Ragazzi, io ogni giorno, stamattina l'ultima, che finisco le lezioni, ora non so se ci sono qua in live le persone con cui sono stato in coaching questa mattina, finisco la live e la gente mi dice: cazzo Alessandro, mamma mia, cioè ora sì, ora capisco veramente cosa vuol dire una coaching, ora capisco veramente il valore aggiunto. Cioè, dopo un'ora di coaching dicono: ma meno male che io ho preso il pacchetto con le coaching. E ci credo che hai preso il pacchetto, perché cioè, è normale che stando un'ora a parlare con me privatamente tante cose ti sono molto 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 più chiare, ok? Non perché non siano chiare nel corso, però è chiaramente è una cosa diversa, no? Stare su Skype face to face per un'ora cambia tutto, ok? Quindi vediamo un po' cosa mi dite su questa ultima che avete. Non vedo l'ora di avere libri, le cover, sto facendo dove hai detto tu, Ale. Bravo. Ciao Ale, io ho fallito in tutti i business nei quali sono cimentato. Un motivo potrebbe essere semplicemente l'avere una mentalità dipendente. Sì, Umberto, purtroppo la mentalità dipendente potrebbe essere causa del tuo fallimento imprenditoriale, perché ci sono tanti schemi mentali che noi abbiamo, diciamo, costruiti nel nostro subconscio fin dalla nascita, che sono schemi mentali da dipendente. E che quando tu vai a approntare un'attività imprenditoriale potrebbero fermarti, potrebbero essere un ostacolo enorme. Sarebbe fattibile studiare benissimo i primi 9 punti del corso fino alla parte dell'ordine libri e poi nell'attesa della realizzazione studiare tutta la parte che va dalla messa alle vendite in poi? No, Ettore, prima farti tutto il corso, perché devi avere una visione d'insieme, ok? Io consiglio prima di farti tutto il corso 2 volte e poi dalla terza magari incominci ad applicare e eseguire quello che io ti insegno, perché ti serve prima una prospettiva d'insieme. Obiettivo, strategia, procedura, azione, focus verticale. Bravo Enrico, ti vedo preparatissimo. Anche tu Enrico, appena parti, secondo me, spacchi tutto. Il Radio Solution, quando finisce l'utenzione? Non lo so, Livio, penso una settimana, 10 giorni, a quanto ho capito. Ci sarebbe la tecnica stealth e black segreta, ma ecco, Yuri, per esempio, ok, che sta postando risultati incredibili, l'ha chiaramente detto. Yuri ha chiaramente detto che non esiste niente, non esiste nessuna tecnica black, non esiste nessuno stealth. Lui ha esattamente comprato il corso senza neanche una coaching, che Yuri non ha fatto neanche una coaching con me, ha comprato il corso, se l'è studiato come Dio comanda e poi si è messo lì a lavorare di notte, a eseguire, a cercare le keyword e a pubblicare tanti libri, si è fatto un mazzo così, ok? Però ora raccoglie frutti incredibili, ok? Purtroppo la maggior parte delle persone non hanno costanza, disciplina, hanno voglia di seguire le regole. Esatto, Giorgio, non hanno voglia di seguire le regole e magari vanno a cercare la soluzione più semplice, la soluzione più a portata di mano, la soluzione più facile da un'altra persona
pensando, guardando un video Facebook o un video YouTube, che quell'altra persona gli svelerà il segreto del self-publishing. Lui poi schiaccerà un pulsante su un computer e i soldi incominceranno a piovere dal cielo. Ma vi assicuro che non è così, ok? Non è così. Allora, bisogna seguire una persona che ha ottenuto quello che vorremmo ottenere noi e copiare ciò che ha fatto. Ma esattamente, Pasquale, è così semplice. La gente purtroppo... No, è che io faccio quello, però forse anche lui ha un po' di ragione. Quindi se lui ha un po' di ragione, faccio un po' di qua, un po' di là e un po' di qua. Poi fai il puzzle e viene la schifezza. Perché? Perché non fai né questo, né quello, né quello. E poi di chi è la colpa? È lui, la colpa, io ho comprato il corso, però poi... Ragazzi, non è così, ok? Allora... Vado a votare, grande, ciao Luisa. Allora, ciao, cosa ne pensi di Amazon FBA? Allora, Davide, Amazon FBA è un ottimo business. Io conosco tanta gente che fa soldi con Amazon FBA, però il problema è, numero uno, è un business molto più complicato del self-publishing. E questo lo spiego chiaramente nel corso gratuito, ok? È un business molto più complesso del self-publishing, richiede veramente... un'attenzione, uno studio, un'applicazione 100.000 volte maggiore del self-publishing, perché principalmente perché ha a che fare con roba fisica. Quindi già in partenza ti devi strutturare, quindi tu per fare un business come Amazon FBA devi avere o partita IVA o una società, cosa che non devi assolutamente avere per il self-publishing, ok? Quindi già ti devi strutturare e hai delle spese iniziali, dopodiché hai a che fare con i prodotti fisici. Cosa vuol dire avere a che fare con i prodotti fisici? Fornitori cinesi, dogane, dazi doganali, eventuali problemi doganali, poi hai degli stock in magazzino, li vendi, non li vendi, prendi fregature, arrivano i prodotti difettosi dalla Cina, sono cazzi amari. E poi non è un business passivo, devi sempre stare lì a monitorare le vendite, gli stoccaggi, sta roba qui, quindi è un business più complesso. Non vuol dire che non c'è nessuno che fa i soldi, c'è gente che fa soldi con Amazon FBA, assolutamente. Io, mio caro amico, che ha uno dei migliori, il miglior corso secondo me al mercato, quindi assolutamente. Però è un business molto più complesso del self-publishing. Self-publishing molto più semplice e si monetizza con il self-publishing nel brevissimo periodo rispetto a Amazon FBA, numero uno. Numero due, Amazon FBA, tu sì, guadagni, però la cosa mostrano le persone, no? Quindi le entrate giornaliere che mostrano le persone, quelle sono le vendite, non sono i guadagni. Che quelle sono le vendite di Amazon. Poi da lì devi toglierci le commissioni di Amazon, il costo del prodotto per sé, tutti i costi di shipment, di stoccaggio, tutti i costi, e alla fine ti rimane, se va bene, il 30%, il 35%. Questo ti può rimanere da quello che tu vendi con Amazon FBA. Mentre quelli che i guadagni che mostriamo noi, quelle sono già royalties, quelle sono soldi che ti arrivano sul tuo conto bancario. Quindi quando io dico 10.000, 8.000 al mese con il self-publishing, significa soldi che arrivano sul tuo conto, non 8.000 lordi da poi dover decurtare le commissioni di Amazon, costi di spedizione, costi del prodotto stesso. Le nostre sono royalties vere, ok? Quindi quando dice, ah, io faccio 20.000 al mese con Amazon FBA, sì, vuol dire che ne fa un terzo praticamente che arrivano sul conto, ok? Un terzo di 20.000 sono 7.000. Quando io invece dico che faccio 8.000, 10.000 al mese, sono 8.000, 10.000 al mese, non un terzo di, ok? Quindi questa è la differenza, ok? Allora, Yuri, ok. È molto più costoso e complesso, esatto. Seconda cosa di FBA è che è molto più costoso, molto, quindi richiede un investimento molto più alto rispetto a self-publishing, sia di settaggio iniziale, come ho detto prima, partita IVA o società, e poi anche per fare, di avere investimenti iniziali molto più onerosi. Nella maggior parte dei casi dovrai anche registrare un marchio, bisogna registrare un marchio con Amazon FBA, ragazzi, tutte sono spese addizionali, anche a livello proprio operativo, avrete bisogno di più software di pagamento mensili, quindi avete delle fee mensili da pagare, dovete pagare Amazon Seller Central, quindi con self-publishing non hai nessuna di queste spese, nessun pagamento Amazon, nessun costo per i software, cioè veramente una cosa molto più semplice e molto meno cara. FBA è troppo complicato, semmai è meglio affiliate che ha meno rotture. L'affiliate sì è meglio, però lì sull'affiliate abbiamo altre problematiche. Quali sono le problematiche dell'affiliate marketing? Io faccio affiliate marketing anche, quindi lo so benissimo.
Le problematiche dell'affiliate marketing sono che tu hai bisogno di tante competenze per fare tanti soldi. Cosa vuol dire? Vuol dire che dovrai, numero uno, padroneggiare delle fonti di traffico, perché tu vai a pubblicizzare qualcosa, però devi, diciamo, generare del traffico da mandare a questa offerta. Quindi come lo fai il traffico? O con Facebook, quindi devi padroneggiare Facebook Ads, o con Google, fai Google Ads, oppure sei un mago della SEO e ci metti 2 anni, 3 anni a diventare un mago della SEO. Quindi sono cose, ragazzi, un po' più complesse. Dopodiché devi fare? Devi fare il funnel, quindi devi essere comunque bravo a fare i funnel, landing page, thank you page, sales page. Poi bisogna prendere l'autorisponditore, devi montare la sequenza. Cioè, ragazzi, hai bisogno di altre competenze per fare affiliate marketing. Con self-publishing, senza dubbio, hai bisogno di meno competenze in assoluto. Grazie Alessandro, partirò a brevissimo, sto automatizzando quasi la mia azienda in modo da liberare altro tempo in questa fase dell'anno in cui lavoriamo tantissimo e dedicarmi ogni giorno al corso, perché voglio iniziare. Grande Enrico, noi ti aspettiamo, quando sei pronto ti aspettiamo a braccia aperte. Quando il nostro mindset inizia ad andare nella strada giusta, dopo un lavoro interiore, i mentori saranno eseguiti, si palesano da soli. È verissimo questo. Questo lo dicono in tutti. Alessandro, si vede da 50 km di distanza che sei la persona da seguire, che sei una persona seria, che sei una persona che trasmette sicurezza, competenza e serietà. E questo è quello che mi scrivono quasi tutti privatamente, ed è per questo che ho deciso di seguirti, perché sono sicuro che se ti seguo e faccio quello che dici tu non sbaglio. E questa è la verità, ragazzi. Royalty sono soldi in tasca, esatto. Ciao Alessandro, io faccio FBA, ho iniziato da poco e ho solo un prodotto che mi genera delle entrate. Ok, solo che effettivamente un business rischioso e complesso, e lo so, l'ho appena spiegato, per non parlare dei contributi INPS e varie. Certo, certo, secondo te, onestamente, dovrei chiudere la cosa e passare al self-publishing? Ma guarda, Arsen, fatti i conti. Allora, se tu il business col tuo prodotto inizia a generarti degli introiti e vale la pena, allora perché chiudere? Io non chiuderei mai qualcosa che mi sta generando dei profitti. Io ho degli studenti che fanno entrambi le cose, ho degli studenti che fanno sia FBA, perché già magari hanno iniziato un anno fa, 6 mesi fa, 2 anni fa, e hanno affiancato il self-publishing perché comunque vogliono, per diversi motivi. Numero uno, per differenziare, perché vogliono un altro stream of income, è quello che dico sempre io, voi dovete avere più stream of income, quindi va benissimo fare FBA e self-publishing, perché no? Ottimo, ok? Numero 2, perché? Perché già più o meno avete dimestichezza con Amazon, il che è buono, nel senso che già siete familiari con la piattaforma, quando comincio a parlare di keywords più o meno sapete a cosa mi sto riferendo, comunque entrate nel corso e già molti concetti sono abbastanza familiari, non dovete partire da zero come un completa neofita, no? Che sta partendo con il self-publishing. È per questo che io ho tanti studenti che hanno fatto o fanno tuttora FBA, e in tanti portano i due business avanti parallelamente. Poi è chiaro che se vedi che il business che hai messo su finora di Amazon FBA ti porta più complicazioni, ti porta più dolori di testa, no? Dolor de cabeza, come si dice in italiano? Mal di testa, che altro? E poi diciamo gli introiti, l'utile netto finale dopo che togli le tasse, l'INPS, la partita IVA e tutto questo è veramente minimo, allora lì è meglio tagliare, perché i mal di testa sono superiori ai profitti, che sono bassissimi, che ti porterebbe questo business. Quindi è un po' una valutazione che devi fare tu. Grazie Ale, grande live, tutto mindset. Grazie a te Emanuela. Ok, confermo quello che dice Alessandro in merito a FBA, ci sono nel mezzo e per guadagnare bene bisogna applicarsi tanto e gestire svariate problematiche, rispettare molte metriche rigide, oltre a molte spese in più. Lo so Enrico, lo so benissimo, ok? FBA è complesso, ma anche affiliate comprende diverse skills da acquisire, e non parlo solo di utilizzare programmi ma anche capacità personali e velocità di acquisizione. È vero Domenico, è benissimo. Ciao a tutti, ciao Marco. Confermo, molto più complesso e oneroso fare affiliate marketing, prima impostare per bene il business di Alessandro Arnao, superare i 5.000 al mese e poi allargare gli orizzonti. Esatto Dario, voi iniziate con self-publishing e il business che vi permette in assoluto di monetizzare nel più breve tempo possibile e nel modo più semplice possibile. Per semplice intendo che avete bisogno di meno competenze. È il business che vi permette di far soldi acquisendo meno competenze possibili. Poi quello che dico io è: prima portate questo business minimo a 5K al mese e dopodiché potete benissimo iniziare a guardare qualcos'altro. Però portatelo prima a 5K,
Se no, 5K già potete incominciare a guardare altrove. 5, 8, 10, appunto. Io, secondo me, come dico sempre, la giusta dimensione di questo business del publishing è 100K l'anno. Quindi 100, 120 va benissimo. Questo è quello che dovrebbe essere per questo il publishing. Il lancio di un libro che ci consente di pubblicizzarlo nella prima pagina Amazon, ma per mantenerla in prima pagina, cosa bisogna fare? Giorgio, non sta da solo il libro in prima pagina, perché vende. Quindi tu devi lanciarlo, io ti insegno a lanciarlo in prima pagina, non sbagli, cioè i libri col metodo Arnao vanno in prima pagina, cioè non c'è storia, ragazzi, i libri col metodo Arnao vanno in prima pagina. Una volta che sono in prima pagina, se voi avete fatto tutte le cose bene, il libro ci rimane in prima pagina. Il libro non scende, perché deve scendere? Se vende, ok? Il libro scende di rank, va in seconda e in terza pagina se c'è qualcosa che non va nel libro, perché vuol dire che non vende. E se il libro non vende non è colpa del lancio. Se il libro non vende è colpa di altre cose che sono state fatte male, ok? E questo è quello che dico a tantissime domande, ok? Che Ale, il tuo sito non si apre. Quale dici? Accademia del self-publishing.com? Accademia del self-publishing.com funziona. Gaetano. Il mio sito qual è? Quello del corso gratuito? alessandroarnao.com/corso-gratuito? Si apre pure. Sono queste due pagine che ti servono. Se vuoi fare il corso gratuito, vai su alessandroarnao.com/corso-gratuito. Se vuoi andare a acquistare il corso, vai su www.accademiadelselfpublishing.com e funziona pure. Quindi i miei siti funzionano tutti in questo momento. Allora, quello che stavo dicendo è che se il libro scende di ranking e va in seconda e in terza pagina, evidentemente c'è un problema con il libro. Il problema non è il lancio, il problema è il libro. E quindi devi prima andare a capire qual è il problema. Se fai il mio corso, se hai il mio corso, vai a analizzare tutte le componenti e vedi dove è il problema. Una volta che hai capito qual è il problema, risolvi il problema e poi puoi farlo ritornare in prima pagina. Ciao Alessandro, buon pomeriggio. Ciao Mary Pa. Una domanda: abbiamo la call martedì. Ok, può partecipare anche mio marito, dato che lo stiamo studiando insieme? Sì, certo. Sì, puoi fare anche partecipare tuo marito. Cosa intendi per accesso privilegiato al designer? Intendo che utilizzerete il mio designer, che è il mio designer che lavora con me da 3 anni a questa parte e secondo me è il migliore di tutti. Intendo questo. Match betting, ma è molto macchinoso e lento. Ragazzi, lascia stare, non c'è il self-publishing, è il business migliore per iniziare, è il business più semplice per fare soldi, ragazzi, nel breve periodo, e questo è quello che vi interessa a voi manca il cash flow, e questo è il problema. E voi per generare cash flow, cioè soldi che vi entrano sul conto bancario ogni mese, dovete avere un business, ok? E il business migliore online e più semplice è il self-publishing. Purtroppo è così, ragazzi, cioè è una verità assoluta questa, capisci? Non esistono altri business che vi possano permettere di monetizzare così tanto in così breve tempo. Non esiste che Yuri compra il corso a fine dicembre e a fine maggio molto probabilmente supera i 10.000 al mese. Non esiste. Non esiste con nessun altro business al mondo. Online, offline, non esiste. Ok? Che tu parti da zero e in 5 mesi fai 10.000 al mese. Non 10.000 in tutto, 10.000 a maggio. Ok? Il mese scorso avrà fatto 8.000, il mese prima ha fatto 6.800, poi ha fatto 4.000, quindi se è conti non so quanto ha fatto, però arrivi a fare 10.000 al mese solo col self-publishing. Non esistono, no, non c'è BA, non c'è affiliate, lascia stare, non, è impossibile, ok? alessandroarnao.com, no, non funziona perché è vuoto in questo momento quel sito, non lo uso, lo sto facendo fare, sarà proprio, però non, su alessandroarnao.com tu non devi vedere niente. Vuoi vedere o il corso gratuito alessandroarnao.com/corso-gratuito, oppure devi andare a comprare il corso migliore al mondo su self-publishing, che è accademiadelselfpublishing.com. Sono questi due i siti che ti possono servire, ok? Ok, si può fare qualcosa con 500 euro online? No, secondo me no. 500 euro online devi fare online. Boh, no, secondo me no.
Il self-publishing è l'unico business che genera cash quasi con certezza. Sì, certo, la certezza non c'è mai. Se fai tutte le cose fatte bene, pubblichi, in nicchie profittevoli e tutto è fatto a regola d'arte, 99%, cioè poi la certezza, come dice il mio amico Tindaro, sono qua in Italia, le certezze sono la morte e le tasse, quindi queste cose sono sicure al 100%, tutto il resto non c'è la certezza, perché comunque è un business, però è un rischio super calcolato, non è calcolato, ho fatto un'altra live sui rischi calcolati, il self-publishing è un rischio super calcolato, ok? No, siete matti, non paragonate Match dal Kindle. Io non so manco cosa sia sto Match, però non penso proprio che possa essere paragonabile al Kindle. Non ho parlato proprio, ho detto solo un modo per fare pochi soldi partendo da zero. Ah, ok, ok, vabbè. Allora ragazzi, ricapitolando, sono i tre motivi principali per i quali la gente fallisce nel business offline e online. Numero uno, procrastinazione. Numero 2, perfezionismo. Numero 3, affidarsi al mentore sbagliato o seguire più mentori contemporaneamente. Ok? Questi sono i tre motivi principali per i quali voi fallirete quasi certamente in qualsiasi business. Se voi fate uno di questi tre errori o più di uno di questi tre errori, allora la percentuale di vostro fallimento sarà veramente molto alta. Le certezze sono morte, tasse e arancini. Sì, esatto, sì, esatto, esatto, perfetto. Diciamo, queste qua sono le tre certezze più o meno che ci sono in Italia. Quindi, tutto il resto, purtroppo, sì, INPS, diciamo, ricade nelle tasse, diciamo, facciamola ricadere nelle tasse. Allora, ragazzi, vi ricordo a tutti quelli che mi scrivono, ok, che ricevo tantissime email che mi chiedono delucidazioni sul percorso di coaching. Mi dicono, Ale, ma il coaching, come funzionano le sessioni di coaching, ok? Allora, le sessioni di coaching è un percorso strutturato, nel senso che le coaching non è che tu compri il platinum o il diamond, inizi a fare business e poi se hai un problema mi chiami, Ale, ho un problema, andiamo in coaching. No, non è così. Il percorso di coaching è un percorso complementare al corso, significa che tu compri il corso, ti fai tutto il corso tre volte, prendendo appunti e imparandolo a memoria praticamente. Dopodiché mi contatti, mi dici, Ale, ho fatto tre volte il corso, che devo fare? Pianifichiamo insieme, fissiamo la call. Da lì parte un percorso di coaching che è programmato. Cioè io ho un programma di coaching, non è che sono call improvvisate, ciao come stai, come il tempo, non è così, è tutto programmato. Il programma è volto a portarvi da zero alla pubblicazione e monetizzazione. Ok, questo è il programma. Okay. Questo qua è lo scuola del programma. Tutti i miei allievi che sono stati in coaching con me lo sanno. Okay, quindi è tutto strutturato e tutto ben preciso. Io alla fine di ogni call, addirittura, vi lascio i compiti a casa. Voi dovete fare i compiti a casa alla fine di ogni call, da rimandarmi via email, poi io me li studio quello che voi avete fatto, vi rispondo e vi dico ottimo, hai fatto un ottimo lavoro, fissiamo la seconda call. Oppure se il lavoro è una cagata, vi dico no, guarda, non hai capito niente, il lavoro non va bene, devi, e non va bene per questi motivi X, Y e Z, rifallo per piacere seguendo il mio feedback. Se non prima fate il lavoro giusto che vi dico io, non potete passare alla seconda call, ok? È proprio tutto strutturato. Facendo così io garantisco o comunque mi assicuro di seguirvi passo passo e cerco in tutti i modi di minimizzare il più possibile i possibili errori che voi potreste fare da principianti, da neofiti nel business. E questo è il percorso di coaching, ok? Non sono call al bisogno, non sono domande random, non sono sessioni di domande e risposte random, non è così, ok? E scambiando il proprio tempo per denaro online, proprio per fare i primi soldi, c'è qualche metodo? Sì, Valentina, voglia. Puoi entrare a far parte di qualche sales team, di qualsiasi persona. Puoi fare l'assistente virtuale. Puoi fare il freelancer se sa fare qualcosa. Vai su Fiverr.com, ti registri come freelancer se sa fare qualcosa e ti fai pagare per i lavori. Sì, sì, ha voglia. Fare soldi online. Metti a servizio la tua persona, le tue skills, le tue competenze agli altri ti pagano e tu fai il lavoro. Non devi essere un genio,
c'è gente su Fiverr che fa il formattatore, cioè formatta file da Word a PDF con determinate caratteristiche. Sono dei lavori semplici da fare, che potrei fare anche io, ma io non lo faccio perché il mio tempo ha più valore. Quindi invece di stare lì a formattarmi il file da Word a PDF, pago qualcun altro che me lo fa. Però se tu hai bisogno di soldi potresti fare anche qualcosa del genere, che non richiede una laurea o non richiede di essere Einstein, però è un metodo semplice per fare soldi, per guadagnare, per iniziare a guadagnare e poi investire quei soldi in attivi, ok? Magari per iniziare un business come self-publishing, ok? Allora, quanto dura il programma? Possiamo pubblicare durante il programma? Sì Fabio, certo, la pubblicazione avviene dopo la seconda call. Secondo il programma, dopo la seconda call c'è la pubblicazione. Partendo da zero, ma zero zero. Io ho tempo da dedicare, il tempo da dedicare è molto... Boh, se tu già puoi dedicarci 2 orette al giorno e magari durante il weekend ci dedichi 3-4 ore, già è ottimo, già è tantissimo tempo. Se tu mi dici ci posso dedicare 1 oretta al giorno, è anche bene. Ci starai un po' di più chiaramente, però già da 1 oretta al giorno va bene. 2 ore al giorno è perfetto. 2 ore al giorno è perfetto, se puoi darci un'oretta va anche bene. Per fissare la prima coaching è necessario prima aver trovato le keywords potenziali? No, non necessariamente, non necessariamente. Però suggerisco di iniziare ad esercitarvi. Iniziate a fare ricerche keywords, così già cominciate un po' a masticare, no? Cominciate un po' a bagnarvi i piedi. Bene, quindi aver già ordinato i libri senza goal non è proprio ciò che consigli. No, Arianna. Sì, infatti mi sono iscritto su Fiverr, però non so che fare se non vendo. Non lo so, Valentino. Sono curiosissimo, tutto qui, non vedo l'ora. Grande Fabio, faremo una colla là. Sei iscritto su Fiverr, però non so che fare se non vendo. Se non vendi, perché non vendi? Ci sarà un motivo perché non vendi. Evidentemente o offri qualcosa che offrono tutti gli altri e magari chiedi un prezzo più alto, o boh, non sei differenziato abbastanza su Fiverr, o non hai abbastanza reviews su Fiverr, quindi la gente non ti sceglie, quindi devi trovare un modo per evidenziarti, no? Quindi per differenziarti dagli altri, non lo so, offri inizialmente un prezzo inferiore agli altri, così la gente ti sceglie, cominci a vendere, nel frattempo ti fai dare a reviews positive, raggiungi reviews positive, avrai tante reviews a 5 stelle, non appena raggiungi una massa critica di reviews a 5 stelle di un certo livello, puoi cominciare a incrementare il prezzo dei tuoi servizi per monetizzare di più. Non so, questo è quello che mi viene subito così in mente pensandoci 2 secondi, secondo me potrebbe esserti d'aiuto. Ok ragazzi, quindi è chiaro come funziona il percorso di coaching, è tutto strutturato. Quindi domande? Altre domande? Tutto chiaro stasera? Siete stati tantissimi come al solito, vi ringrazio. Vi ricordo di attivare le notifiche con i 3 puntini su in alto a destra. Attivate le notifiche così la prossima volta che vado in live automaticamente Facebook vi manderà la notifica e niente, quindi vi ringrazio per questa sera come sempre, grazie a tutti, ci vediamo presto e buona settimana, mi raccomando, lucrate con il self-publishing, è il modo migliore per lucrare online. Ciao ragazzi, buona serata.